Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia soffice ripiena. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, farina di tipo 00, lievito di birra fresco, una patata lessa, zucchero, sale, latte e per farcire pomodori pachino, olio, sale, pepe, origano, prosciutto cotto, formaggio e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la patata lessa che abbiamo tagliato a pezzetti, la farina di tipo 00, la farina manitoba e il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. Trasferiamo l'impasto in una ciotola unta con olio, copriamolo con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare in forno spento per 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso lo divideremo in due parti uguali. E adesso lo stenderemo con il mattarello. Posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno. Farcire con il prosciutto. Il formaggio. Spolverizziamo con il parmigiano. Mettiamo momentaneamente da parte la teglia e stendiamo il resto dell'impasto. Posizioniamola sulla teglia. E chiudiamo bene i bordi. Spennelliamo la superficie con l'olio. Posizioniamo i pomodorini. Spolverizzare un po' di sale. Il pepe, e l'origano. Posizioniamolo in forno spento e lasciamolo lievitare per 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la focaccia, adesso la andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30 minuti circa. La focaccia è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia soffice ripiena. Grazie e alla prossima ricetta!